Thank you.
Rendiamo la preghiera della sera affidando a Sant'Andrea ogni nostra intenzione. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Esulti di gioia il cielo, risuoni sulla terra la lode degli apostoli. Voi, giudici del mondo, araldi del Vangelo, udite la preghiera. Voi che aprite e chiudete le porte della vita, spezzate i nostri vincoli. A un cenno vi obbediscono le potenze del male, rinnovate i prodigi. Quando verrà il Signore, alla fine dei tempi, ci unisca nella gloria. Sia lode al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore vide Pietro e Andrea e li chiamò con sé. Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice. Ho detto con sgomento: ogni uomo è inganno. Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli. Sì. Io sono il tuo servo, Signore. Io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene. A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore vide Pietro e Andrea e li chiamò a sé. Seguitemi, dice il Signore, farò di voi pescatori di uomini. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime, mieterà con giubilo. Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare. Ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Seguitemi, dice il Signore, farò di voi pescatori di uomini. Lasciarono le reti e subito seguirono il Signore. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore. Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, scritto del suo volere. Allode gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo figlio diletto. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue,
la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere. Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella sua benevolenza lo aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre, al Figlio e a Dio. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lasciarono le reti e subito seguirono il Signore. E Cristo, che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza della fede di Dio, allo stato di un uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Cari fratelli, care sorelle, per arrivare all'unità ci vuole anche la diversità, ma una diversità che sia composta. Vedete, ognuno di noi ha i propri carismi. Se li mettessimo a disposizione delle nostre comunità, dei nostri fratelli, si realizzerebbe appieno, chiaramente nell'obbedienza, la parola di Dio che abbiamo ascoltato nella messa oggi, e cioè: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Noi, per pescare tanti fratelli e tante sorelle, non abbiamo bisogno di grilli per la testa, non abbiamo bisogno di abiti ricamati o di colori particolari. Penso al paonazzo. Anche il Papa stesso, ieri ai cardinali, sabato, ha detto: non vi sentiate mai eminenze, ma fratelli tra fratelli. Ovvero, ai signori cardinali, il Santo Padre Francesco ha ricordato di svolgere al meglio il loro servizio. E la porpora glielo ricorda qual è il servizio: è rendere il servizio alla Chiesa e a Dio fino all'effusione del sangue, nei loro compiti, nei loro doveri. Diceva, e concludo, il beato martire padre Pino Puglisi: e se ognuno fa qualcosa? Ecco, ognuno di noi faccia la sua parte per pescare più uomini possibili per il regno di Dio. E nel fare la sua parte, però, cari fratelli e care sorelle, ognuno faccia ciò che gli compete. E non cerchi di fare a gomiti per avere il compito dell'altro o il titolo onorifico dell'altro, o perché no, qualche ufficio di curia che ci fa sentire più importanti anziché servitori. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore. Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore. Proclamate in tutte le nazioni le meraviglie del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Annunziate tra i popoli le meraviglie del Signore. Andrea, servo di Cristo, degno apostolo di Dio, fratello di Pietro e suo compagno nel martirio. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Andrea, servo di Cristo, degno apostolo di Dio, fratello di Pietro e suo compagno nel martirio, edificati sul fondamento degli apostoli per formare il tempio vivo di Dio, preghiamo con fede. Ricordati, Signore, della tua Chiesa. Padre, tu hai voluto che gli apostoli fossero i primi testimoni del Figlio tuo risorto. Concedi a noi di essere testimoni della sua risurrezione. Tu, che hai mandato il tuo Figlio a portare il lieto annunzio ai poveri, fa che il Vangelo sia predicato a tutti gli uomini. Hai mandato il tuo Figlio per seminare il seme della tua parola. Concedi una messa abbondante e liberare il Vangelo. Hai sacrificato il tuo Figlio per riconciliare il mondo a te. Fa che tutti cooperiamo generosamente alla tua opera di riconciliazione e di pace. Hai costituito il Cristo, Re dell'universo, innalzandolo accanto a te nella gloria. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente, esaudisci la nostra preghiera nella festa dell'Apostolo Sant'Andrea. Egli, che fu annunziatore del Vangelo e pastore della tua Chiesa, sia sempre nostro intercessore nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Con la grazia del Signore nel nostro cuore e la protezione dell'Apostolo Sant'Andrea, restiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Preghiera.
Preghiera nel tempo della... O Dio, onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza. Da te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita. Veniamo a te per invocare la tua misericordia, poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana, vivendo l'esperienza di una nuova epidemia virale. Affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie. Porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea e tutti i curanti nel compito del loro servizio. Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana, allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani. Liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo, affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica, perché tu, o Padre, sei l'autore della vita e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Maria, salute degli infermi. Prega per noi. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta e vieni in nostro soccorso contro la malizia e le insidie del demonio. Dio trionfi su di lui. Supplichevoli te ne preghiamo. E tu, o principe della celeste milizia, forte della divina virtù, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Amen. San Michele Arcangelo, prega per noi. Sotto il tuo presidio noi ci rifugiamo, Santa Madre di Dio. Non disprezzare di grazia le suppliche che ti presentiamo nelle nostre molteplici necessità, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Vergine Maria, Madre di Gesù, in tutte le nostre necessità, mamma, pensaci tu. Dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Non scumpro le pia. Benedicat Virgo Maria. Carissimi, nel salutarvi, chiunque non avesse potuto pregare con noi la novena all'Immacolata, vi invito stasera, se non sbaglio, alle 21, a seguire la diretta nella parrocchia San Pio X in Palermo, con il carissimo padre Riccardo, che abbiamo conosciuto nella nostra pagina durante la pandemia, con il crocifisso girava il suo quartiere, cercava di portare insieme alle suore di Madre Teresa di Calcutta conforto in un quartiere complesso di Palermo. Quindi chiunque non l'avesse fatto con noi, di seguire la diretta alle ore 21 nella pagina Facebook Parrocchia San Pio X Palermo. Alla guadagna! Mi raccomando, con Gesù e con Maria, sempre avanti nella via. Vi lascio al messaggio di speranza, di tenerezza, di amore, così ognuno, in base a quello che legge e in base a quello che ascolta, può scegliere. Viva Sant'Andrea! A tutti voi, arrivederci. Ricordo bene quel giorno in cui ci siamo ritrovati spaesati, privati di ogni nostra abitudine, della nostra vita quotidiana. Ricordo bene quel giorno in cui la vita era come se ci avesse abbandonato e la felicità
come se fosse scappata via. Ricordo bene quel giorno in cui è iniziata la lotta contro un nuovo nemico. I nostri occhi, ricolmi di incredulità e tristezza, e il nostro volto pallido, poiché privato di quella luce che veniva trasmessa dal contatto con gli altri. Ricordo bene ogni singolo momento a fissare il soffitto. Ricordo bene il momento in cui mi sono chiesto: dov'è Dio? Beh, oggi ho trovato la risposta. Dio c'è, e in ogni sorriso di chiunque ancora guarda il cielo e sorride, perché sa di non essere solo. E nel cuore di chiunque ancora ama l'altro e che sfrutta questo isolamento per conoscere chi si avvicina, per amarlo meglio. E in ogni bimbo che ancora trova la forza di andare a scuola nonostante le paure, nonostante la mancanza di contatto. È nel cuore di tutti gli operatori sanitari e medici che lottano ogni giorno contro questo nemico. Dov'è Dio? In ognuno di noi.